Ben ritrovati ragazzi ancora una volta nel canale del vostro amico 7D Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale ti invito a iscriverti al canale, pollicione in alto, e partiamo subito. Oggi voglio andare a vedere le principali notizie più importanti dopo Roma-Sampdoria. State sintonizzati. Allora ragazzi, siamo ritornati nell'abitacolo, perché oggi, insomma, oggi guido, ragazzi, oggi mi vado a guidare. Allora, andiamo subito a vedere, perché ho letto in giro un po' di notizie e voglio andarvene a riportare e fare chiarezza. Mourinho, dopo la conferenza stampa, anzi l'intervista che gli hanno fatto nel post partita, ha parlato del fatto della sua permanenza a Roma, se vuole rimanere o non vuole rimanere. Ragazzi, ancora tutto da decidere. Mourinho ha un anno di contratto, il che vuol dire che rimane secondo il contratto, come ha detto lui, però ha anche detto che non dipende dal contratto. E da cosa dipende? Qui ci hanno ricamato un po' intorno, perché poi ci sono certi altri che dicono che Mourinho ha un accordo con l'Inter, con il Real Madrid, con il Chelsea, con il PSG. No ragazzi, Mourinho non ha l'accordo con nessuno. Mourinho vuole rimanere alla Roma, ve l'ho sempre detto, ma ha bisogno di garanzie. Le garanzie possono essere solamente rese note o date solo dopo quello che succede questa stagione. Quindi obiettivo Champions, vedere dove si arriva in Europa League, cosa farà la Roma, si siederanno, faranno una performance review con i Fredkin e si deciderà. Questo ve l'ho detto anche negli altri video. Cosa vuole Mourinho? Tre top ragazzi, per competere il prossimo anno in caso di Champions League, perché con questa squadra in Champions League faremo solamente la comparsa, faremo gli spettatori non paganti, e questo non va bene per un allenatore top come Mourinho. Seconda notizia, Ibañez, ragazzi, dopo la prestazione sublime, direi, se non peraltro magistrale, di Diego Llorente, che io ragazzi manco conoscevo, devo dirvi la verità, non l'ho seguito a Leeds, nonostante segua il campionato inglese, la Premier League, io la seguo, però Llorente non l'ho seguito, ragazzi. Però devo dirvi la verità, anche durante la mia live reaction prima dell'intervista di Mourinho vi avevo detto che era stato il migliore in campo insieme al centrocampo, scusate il gioco di parole, e a Dybala. Ebbene, cosa succederà ragazzi? Toglierà il posto Ibañez? Non si può sapere, perché adesso ho visto anche in giro qualcuno che ha detto che Ibañez è stato richiesto dall'Atletico Madrid dopo di 7 de Coppe, perché 7 de Coppe ve l'ha detto che c'è un interesse da parte della La Fuente da parte della Liga e da parte della Premier League, ma si sta litigando sul prezzo tra i tifosi. No, vale 35, no, vale 25, no, 40, no, a 15 lo do via. Ragazzi, Ibañez è una clausola di 80 milioni, però ciò non vuol dire che verrà venduta 80 milioni, il che non significa che verrà svenduto, ovvero 15-20 come si blatera in giro. La Roma vedrà se riceverà qualche offerta buona partendo da quella clausola di 80 milioni che io voglio sempre delucidare, perché ce l'ha ragazzi, non possiamo nasconderla, c'è la clausola, piaccia oppure no, c'è. Poi da tifoso uno dice vabbè, c'è la clausola di 80 milioni, non vale 80 milioni quindi non ce l'ha. No, se ce l'ha, ce l'ha, gliel'hanno messa. Allora cosa gliel'hanno messa a fare? Se ce l'ha, ce l'ha. Quindi vedremo le offerte che ci saranno per Ibañez. Ieri qualcuno ha detto che ha ricevuto un'offerta dall'Atletico Madrid. Ragazzi, non ha ricevuto nessuna offerta. C'è un interesse da parte delle squadre di Liga, così come quelle della Premier League. Ma bisogna vedere quando offrono. Le chiacchiere stanno a zero e il soldo parla. Partiamo dal presupposto che ha questa clausola. Quindi poi vedremo, ragazzi. Quindi adesso far dare notizie circa il prezzo e tutto, non c'è stata nessuna offerta, lo vedremo e ve lo riporterò qua se c'è qualcosa.
Altra notizia, Wijnaldum. Su Wijnaldum si è parlato tantissimo questi giorni e si è sempre detto che in pratica non è più il giocatore di prima, però poi dopo queste eccellenti prestazioni qualcuno è ritornato sopra i suoi passi. Io volevo anche delucidarvi sul fatto che la questione di Wijnaldum, almeno le notizie che ci avevo io e le news che, di questo buon rapporto che c'è con il PSG, l'avevo date da mesi, ragazzi, da mesi che la Roma voleva ritoccare l'ingaggio di Wijnaldum, riproporre ancora una volta la modifica del prezzo sul prestito di Wijnaldum col PSG. E questo si farà, ragazzi, ma non dalla partita che c'è stata adesso, già si parlava da prima. E lo vedete qua sotto, vedete la data, e la metto qua sotto, ragazzi, perché sennò io veramente qua parlo e le notizie si perdono. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda Wijnaldum. Oggi leggo, è uscito anche con un bel articoletto di cui ho fatto il post ieri io su Twitter, e prego il signor Balzani di citare la fuente, voglio come Johnny Stecchino, domani in prima pagina 7 de coppe non se pente. Ovviamente scherzo, ragazzi, sto scherzando, però alla fine è l'articolo a news che ho detto ieri io, che in pratica potrebbe rientrare nell'operazione di Wijnaldum quella con Icardi, e di questo ve ne avevo già parlato perché è stato confermato che Icardi piace alla Roma, è stato confermato dalla signora Wanda Nara, e vi avevo dato la notizia in anticipo anche tempo fa, trovate il video su YouTube, vi metto il link qua, link. Ci potrebbe stare, ma è un potrebbe, ragazzi, uso il condizionale, perché ovviamente la Roma parlerà con il PSG per quanto riguarda la clausola, scusate, il prestito di Wijnaldum e il ritocco dell'ingaggio, ovviamente dovranno parlare con l'agente e tutto. E poi ovviamente il PSG, che deve vendere determinati giocatori a questo punto, Ekitike, deve vendere Ekitike in attacco, vendere Icardi, togliere e svendere Wijnaldum, uso svendere perché ovviamente mi aspetto un prezzo di favore, ve lo dico subito, non credo che la Roma andrà a pagare 8 milioni per quanto riguarda Wijnaldum, anche perché è stato rotto e tutto. Vedremo se lo riscatterà, se la Roma coglierà questa occasione della svendita del PSG, e nel frattempo dentro inseriranno anche l'offerta per Icardi. Quelli del PSG proveranno a cedere anche Icardi. La Roma è interessata, vedremo cosa succederà. Balzani l'ha riportato oggi su Leggo, questa notizia l'ho data io ieri su Twitter. Altra notizia fondamentale, ragazzi, l'attacco, voglio andarvi a parlare dell'attacco. Anche qui nota dolente, perché ovviamente chi cambi in attacco tra Abraham e Belotti non strusciano una palla e non riescono a buttare una palla in porta. Su Abraham io sono stato abbastanza, mi sono spinto oltre, devo dire la verità, quella volta quando non è stato convocato ho detto che Abraham aveva dei pensieri altrove per quanto riguarda, vi devo dire la verità, ragazzi, il mercato della Premier, perché è stato contattato e chiamato dall'Aston Villa, vorrebbero riportarlo all'Aston Villa. Ma cosa succede, ragazzi? Ve lo dico subito cosa succede. La Roma in pratica può ascoltare offerte da parte dell'Aston Villa o chi per esso sia, un'altra squadra, quello che vi pare, ragazzi, però la Roma è forte della clausola di 80 milioni, e parliamo sempre di 80 milioni, che deve esercitare il Chelsea quest'estate. La Roma aspetterà se il Chelsea farà quel tipo di offerta là, se riscatterà Abraham. Anche qui vedo molti tifosi che pensano, ma quando lo riscatta, ragazzi, c'è nero su bianco, è quello, è scritto, è ovvio che la Roma rispetta i contratti formali, non è che sta sentendo i tifosi, a 40 lo diamo via, a 35 massimo 40, c'è una clausola di 80 milioni di recompera per il Chelsea. La Roma ovviamente sta facendo di tutto, pregando in sette lingue affinché il Chelsea faccia scattare quella clausola quest'estate. Ci riuscirà?
Lo faranno? Non lo so, ragazzi, dipende tutto da come si mette questa stagione. Io non boccio Abraham, non lo boccio ancora perché abbiamo un'Europa League da giocare. Ha il DNA europeo, l'abbiamo visto l'anno scorso in conference, quindi io non lo boccerei, ragazzi. Attenzione all'Europa League. Può dire la sua Abraham all'Europa League. Ho questo sentore. Non è una notizia, ma è una cosa che sento io. Le partite sono ancora tantissime. Vedremo cosa succederà. Se Abraham si sblocca in Europa League, la situazione può cambiare da così a così. Al momento, queste sono le news, ragazzi. Un saluto dal vostro amico 7 de Coppe. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, commentino sotto. Se avete qualche domanda, fatemela, ragazzi. Così mi date spunti e idee anche per i prossimi video. Like, aggiornamento, campanella e iscrizione al canale. Ciao a tutti dal vostro amico 7 de Coppe e dai, e forza Roma!